gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Contempliamo l'annuncio dell'angelo alla Beata Vergine Maria. L'angelo, entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portare in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti e preventi di Gesù della Chiesa. Maria, salute degli inferni, prega per noi. Ave. La nascita di Gesù. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli inferni, prega per noi. Ave, ave.
mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. Padre nostro, che sei nel cielo, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, presentaci nel fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia, e manda, o Signore, santi sacerdoti, ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. Vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse:
Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo. Ed egli rispose loro, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Scese dunque con loro e venne a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. E manda, o Signore, santi sacerdoti e ferventi religiosi alla tua Chiesa. Maria, salute degli infermi, prega per noi. Ave. E mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Santa Sposa del Giusto Giuseppe, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Provvidenza, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Veri Cristiani, prega per noi. Regina delle Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudisci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito. Per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci le mani che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto,
non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto: dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo letto la prima parte, i primi 8 versetti del capitolo 3 del Vangelo di San Giovanni. Quindi la liturgia in questo tempo pasquale ci invita a riflettere su questo incontro tra Gesù e Nicodemo che avviene quasi agli inizi della vita pubblica di Gesù. E noi lo leggiamo in questo momento particolare in cui comincia ad intravedersi la luce del superamento di questa pandemia, almeno un superamento provvisorio o non definitivo, non totale, che però sicuramente sbloccherà queste prescrizioni che abbiamo avuto, soprattutto quella di stare in casa per evitare il contagio, e dobbiamo continuarlo a fare. E quando eventualmente le cose cominceranno a cambiare, essere molto prudenti ed essere molto accorti nel mettere in atto ciò che chi governerà questa fase ci suggerisce, perché fare di testa propria significa creare poi possibili ricadute e sarebbe ancora più grave poi ritornare di nuovo in questa situazione di clausura forzata dalla quale speriamo di uscire tutti al più presto. C'è questo incontro tra questo personaggio, Nicodemo, che il Vangelo definisce uno dei capi dei giudei, che è toccato dall'azione di questo Gesù di Nazaret. Si vede che era un uomo giusto, un uomo che cercava la verità, un uomo non chiuso nei preconcetti o in quella visione della vita e della religione che aveva ricevuto, questo è e questo deve rimanere, ma pur raccogliendo l'eredità del passato, la predicazione di questo rabbì giovane lo colpisce in modo particolare. Però, come tutti coloro i quali che hanno delle responsabilità di governo, non si espone, era capo dei giudei, non si espone perché sa che non tutti dell'ambiente dei giudei erano favorevoli a questo rabbì. Quindi da una parte lui si accorge che il discorso nuovo che sta portando Gesù
rispetto alla religione tradizionale. È un discorso importante sul quale bisogna riflettere, del quale bisogna tener conto per la valutazione della propria vita. Ma sapeva che questo discorso non era gradito a tutti e che Gesù era contrastato. E allora che fa? Ecco, paura di esporsi degli uomini politici, che non sempre hanno il coraggio di dire la verità chiara e definitiva per paura di perdere consensi. Va di notte da Gesù, di nascosto, senza essere visto. Proprio per cercare di risolvere questo problema. Perché i segni che faceva Gesù, il modo come si presentava, lo qualificavano veramente come un maestro. Guardate che si rivolge a Gesù dicendo, chiamandolo Rabbì, maestro. E poi ripete ancora, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Quindi gli riconosce un crisma. Non si espone fino in fondo per dire, riconosco che tu sei il Messia, sarebbe stato troppo. Però sicuramente il problema se lo poneva. E lui? E quindi va per trovare una soluzione attraverso un confronto diretto a quelli che erano i suoi problemi. E il problema di fondo che gli pone, che l'Evangelista non ci riporta direttamente, ma che noi ricaviamo dalla risposta che Gesù dà, cioè il problema della salvezza. Il Messia veniva atteso perché il Messia doveva essere salvatore. Il Messia veniva atteso perché doveva dare il senso alla vita. Allora si aspettava il Messia. Quindi la domanda che sicuramente Nicodemo pone è proprio quella di dire, ma il messaggio che ci stai dando è un messaggio che dà senso alla nostra vita, allora approfondiamolo. E Gesù immediatamente va al cuore del problema. In verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. L'attesa del regno, il Messia che doveva instaurare il regno di Dio. Cosa propone Gesù? Devi rinascere dall'alto. Vedete, miei cari, è una frase questa che deve essere per noi oggetto di grande riflessione. Noi, dicevo poc'anzi, stiamo uscendo da questa prova terribile della pandemia, del coronavirus. E non possiamo non leggere questa parola di Dio all'interno dell'esperienza che stiamo vivendo. Anche le altre letture che abbiamo commentato nelle sere precedenti, soprattutto nei momenti più tragici della pandemia, abbiamo cercato di leggerle, quelle letture, nel contesto dell'esperienza che stavamo vivendo. E questo dovrebbe essere uno stile, più volte ripetuto in queste sere. Quante volte abbiamo letto queste letture, che sono quelle di ogni anno, prima del tempo quaresimale, adesso del tempo pasquale, ma le abbiamo sempre sorvolate per quel difficile problema, dannato problema che non vogliamo risolvere, che la fede intanto ha significato, intanto è vera se risponde alle domande di senso della vita. Anche perché, ricordate il tema del vedere, del guardare che abbiamo affrontato in queste sere, nessuno di noi vede
materialmente Gesù Cristo, però tutti noi siamo chiamati a vedere la salvezza che Lui ci propone. E come la vediamo la salvezza che Lui ci propone? Se quel messaggio che ci dà risolve i problemi della nostra vita, danno una risposta ai problemi della nostra vita. E in queste sere più volte mi sono rivolto a voi genitori, a voi catechisti, a voi educatori dei gruppi ecclesiali, a voi sacerdoti, a me vescovo, io stesso mi pongo la domanda: il messaggio che io presento, il messaggio che voi presentate, l'educazione religiosa che voi date, lo dico anche a voi insegnanti di religione, è una risposta alle domande di vita, di esistenza che i vostri ragazzi, i giovani pongono? Più volte ho fatto la distinzione tra il pacchetto di verità che noi consegniamo ai ragazzi, ai giovani, che loro imparano, conoscono per arrivare ai sacramenti, ma poi dimenticano, perché quel pacchetto di verità non è presentato come una risposta ai problemi. La Santissima Trinità, potremmo spiegare nei limiti in cui possiamo, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma alla fine è a me adesso che cosa importa? Che soluzione è per i miei problemi se sono 2, 1, 3 o 4? Fino a quando noi non presentiamo la fede come risposta ai problemi, il vedere. In questo modo noi oggi siamo chiamati a vedere il risorto, come colui il quale dà risposta ai nostri problemi. Allora Gesù dice: per avere il regno, quindi per risolvere il tuo problema dell'esistenza, per dare senso alla tua vita, devi rinascere dall'alto. Ma la prima cosa che bisognava risolvere per Nicodemo, problema aperto anche per gli altri, tutti i giudei, era il senso della il significato del senso della vita, il significato stesso di vita, il significato stesso di regno. Per gli ebrei Dio aveva scelto il popolo, quindi la salvezza da che cosa dipendeva? Dall'appartenenza al popolo. Ricordate quando dicono a Gesù: noi siamo figli di Abramo, e Gesù risponde: ma Dio si può trarre figli di Abramo anche dalle pietre, per dire non conta essere figli di Abramo, conta accogliere il messaggio. E se voi rifiutate oggi, in questo momento, diceva Gesù, il mio messaggio e non riuscite a capirlo, voi distruggete la discendenza materiale, che non vi serve affatto. La salvezza e la vita era il tempio. Cosa disse Gesù alla Samaritana? Da oggi in poi adorerete il Padre in spirito e verità. Oppure l'osservanza della legge. Ricordate quando si è scagliato Gesù: avete abolito la legge con le vostre tradizioni. La vita che Gesù presenta è la figliolanza, l'appartenenza a Dio, è Dio stesso la vita, e Lui ci ha reso figli di Dio e ci ha detto che Dio ci ama come padre. Questa è la salvezza. Questo significa rinascere dall'alto. E questa rinascita dall'alto è opera dello Spirito, dice Gesù. La vita nuova, la vita che io vi porto, è quello di dirvi: siete figli di Dio, e voi dovete realizzare questa figliolanza, dovete accogliere questa figliolanza, che diventa un dono da Dio, non lo conquistate voi. La salvezza è un dono di Dio che ci ha dato tramite il Messia crocifisso. In questo brano forse lo leggeremo lo leggeremo nell'Evangelo di domani. Gesù dice a Nicodemo, fa il paragone tra il serpente innalzato nel deserto e lui innalzato sulla croce. Come quel serpente dà la vita, chi lo guardava non moriva,
quando era morsicato dai serpenti, così chi guarda me ha la vita. La vita è dono di Dio che ci è dato dal Messia crocifisso, non dalla legge. Quella legge con la quale tante volte i sommi sacerdoti, i farisei volevano stringere quella che era la vita dello Spirito. Quindi l'adesione a Gesù Cristo è l'origine della vita. Questo è il cuore nuovo. Questa è la rinascita dall'alto. E allora il problema che Gesù pone a Nicodemo, che diventa anche problema nostro: di chi ci fidiamo noi per impostare la nostra vita? Nicodemo gli dice: può un uomo ritornare nel seno materno per rinascere? Lascia stare. Quel che è nato dalla carne è carne, non è quello il discorso. Devi nascere dall'acqua e dallo spirito. Questa rinascita che avviene se noi crediamo in Gesù, se noi ci fidiamo di Gesù. Ecco, miei cari, stiamo leggendo questa pagina in questo contesto storico nel quale ci troviamo. Il brano che abbiamo letto di questo capitolo ottavo si conclude con questa espressione: il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Una frase misteriosa che io interpreto, e vi propongo questa interpretazione in questo modo: lo Spirito soffia dove vuole, è l'azione di Dio. Questa azione di Dio che muove gli eventi della storia, che muove ciascuno di noi all'interno di questa storia e ci interpella con questi eventi e chiede che noi interpelliamo gli eventi che viviamo, per i quali soffriamo, ai quali volenti o nolenti siamo sottomessi. Ecco, l'evento dell'epidemia è un evento che ci interpella, è azione di Dio che ci interpella, è azione dello Spirito che ci muove, è azione che sta ponendo problemi a tutti, anche fuori dell'ambito religioso. Penso che anche voi stiate seguendo i dibattiti che avvengono, e tutte le volte li sentiamo ripetere da personaggi famosi o meno famosi, di ogni livello, di ogni forma culturale, appartenenti a classi sociali diverse, con culture diverse. Tutti ritornano su questo concetto: dopo il coronavirus il mondo dovrà cambiare assolutamente e necessariamente, perché ci stiamo accorgendo di che cosa o a che cosa ci sta richiamando e per che cosa ci sta provocando questa epidemia. Gli interrogativi possono essere tanti, io ve ne propongo qualcuno. Cosa conta nella vita? Quanti ideali abbiamo inseguito e che forse pertanto ormai sono spenti assolutamente? Un esempio, non so se calza o meno, ma ve lo dico, in questi, proprio stamattina, affrontando alcuni problemi organizzativi dal punto di vista della Caritas, un problema enorme: molte persone emigrate al nord dalla Calabria in cerca di vita, in cerca di lavoro, in cerca di speranza, che perduti il posto di lavoro lassù, non possono pagare più l'affitto di casa e ritornano. E abbiamo già qualche caso di giovani che, finiti i soldi per stare in una pensione, sono oggi in mezzo alla strada e vanno mendicando un luogo dove potersi fermare
in attesa di ripartire economicamente con il lavoro, se lo trova. Cosa conta nella vita? Quanti progetti e speranze il coronavirus ha infranto? Allora noi che usciamo dal coronavirus ci poniamo la domanda: cosa conta? Adesso che ci siamo accorti che nella spensieratezza del consumismo, ad un certo momento è arrivata questa terribile domanda: cos'è la sofferenza, cos'è la morte? Più di 20.000 morti abbiamo avuto in Italia per questa epidemia. Ma voi capite, pone la domanda, soprattutto in quelle regioni opulente, in cui la vita sembrava intoccabile, il benessere sembrava intoccabile, e si è perso non il benessere solo, ma ciò che doveva accogliere il benessere, la vita. Più di 20.000 morti, che pone la domanda: che senso ha la vita? Possiamo dimenticare oggi la solidarietà che è stata esaltata in questo periodo? Solidarietà di medici, di infermieri, di persone che hanno raccolto soldi per comprare strumenti, qualcosa che deve continuare, che non può finire. Abbiamo abbattuto in questo periodo, in questo frangente, l'egoismo, le ditte, le aziende che hanno cambiato la loro produzione per risolvere questi problemi, per venire incontro alle necessità degli ospedali. Può essere dimenticato questo? Ma può essere dimenticato l'appello che sta facendo il Papa, che da oggi in poi, dopo il coronavirus, dobbiamo porci il problema di che cosa c'è alla base dell'economia: il profitto, il denaro, o dobbiamo impostare un'economia solidale, per cui non può valere il principio che il capitale deve far fruttare il capitale e poi c'è gente che muore di fame. Ma quel problema della gente che muore di fame deve entrare nel contesto della valutazione del far fruttificare il denaro. Nella solitudine che abbiamo sperimentato abbiamo capito che quanto valgano le relazioni umane. Ma le ripresentiamo, le relazioni umane, come le abbiamo impostate finora? Certi fenomeni che sono stati posti, le case di riposo, vedremo che cosa avrà scoperchiato questo coronavirus. L'abbandono degli anziani in una casa di riposo, ho letto sui giornali, ai primi segnali il personale è scappato via e ha lasciato in balia di se stessi delle povere persone. L'egoismo: mi devo salvare io, non mi importa, quelli sono vecchi, possono anche morire. Le attenzioni alla sanità: ci siamo trovati con le mani vuote, ma tutti i tagli che sono stati fatti precedentemente in nome del Dio che doveva governarci. Il bilancio finale: dobbiamo chiudere scuole, dobbiamo chiudere posti, servizi pubblici per la sanità, farmacie, poste, uffici postali, chiudiamo, dobbiamo economizzare perché deve valere il bilancio. Ma c'è quell'anziano che non può prendere la pensione perché se gli togli il posto, l'ufficio postale, si arrangia come può. Così abbiamo governato, si è stata governata la nostra vita. Poi è arrivato il coronavirus, quanti posti per la rianimazione abbiamo? 6, 7, 10, ma ne occorrono 50. Ne occorrono 50. L'emigrazione è l'amministrazione corretta, non corrotta. I risparmi economici e le necessità primarie alle quali bisogna dare risposta. E mai sacrificare queste necessità primarie in nome del risparmio economico.
Miei cari, penso che su questi punti ci ritorneremo. Valga allora per noi questa sera questo grande messaggio: dobbiamo rinascere. Se Gesù Cristo conta per me, io devo orientare la mia vita a Lui e devo rinascere con Lui, con una mentalità nuova. Noi cristiani, dopo questo coronavirus, saremo capaci di rinascere dall'alto per porre elementi nuovi per ricostruire il nostro apparato sociale, economico, politico. Dio lo voglia. Amen. Cristo è risorto. Alleluia. Signore, in questo momento difficile per tutta l'umanità, minacciata dal coronavirus che sta seminando paura, angoscia, sofferenza e morte, ti eleviamo dal profondo del nostro cuore la nostra preghiera. Siamo pieni di speranza che tu ci ascolterai, anche se sembra che il tuo sguardo non sia più benigno verso di noi, noi sappiamo che ci ami come padre e non ci abbandoni. Stendi la tua mano, ferma questo male che sta dilagando in tutto il mondo. Siamo tuoi figli, Signore, e tu come padre non puoi non ascoltare le nostre preghiere. Come in tanti episodi della storia della salvezza, manda il tuo angelo e fa cessare questo flagello. Cercheremo di far tesoro di questo tempo di paura e di dolore per riscoprire la strada dei tuoi comandamenti, dell'ascolto della tua parola, dell'amore che deve unirci tra noi, nelle nostre rispettive famiglie e in genere nella società. Te lo chiediamo per l'intercessione della tua e nostra Madre Maria, che noi amiamo invocare sotto il titolo di Madonna della Consolazione. Non ci venga meno la sua consolazione, che sappiamo essere la tua consolazione e quella del tuo Figlio Gesù. Intercedano per noi anche i nostri santi protettori. Amen. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima, benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.